Buongiorno a tutti, sono Francesco Graziano, siamo a Palermo, all'interno della nostra azienda storica di famiglia, dove siamo qui per spiegarvi lo sfincione e l'antica maestranza del pane palermitano. La nostra azienda è aperta nel 1957 da mio padre, Salvatore Graziano, e quindi siamo arrivati nel 2021 alla terza generazione con mio nipote Ferdinando e tutto il resto. Lo sfincione classico palermitano è, diciamo, un cibo da strada, si può dire. Nasce nei mercati rionali palermitani, Ballarò, Capo. È una specie di brioche con pomodoro e mollica e origano e olio di semi. Col tempo è stato rivisitato e magari ognuno ha creato la propria ricetta. C'è lo sfincione bagherese, c'è lo sfincione palermitano, ci sono vari tipi di sfincione. Lo sfincione rappresenta per il palermitano la classica tradizione proprio popolare. Infatti il periodo di maggiore vendita dello sfincione è la festa della Madonna, dell'Immacolata, dove nella tavola di ogni palermitano c'è una porzione di sfincione. La particolarità dello sfincione consiste nell'essere abbastanza soffice, si può dire anche spugnoso, olioso, è estremamente gustoso. Il caciocavallo, l'origano, la cipolla, le acciughe gli danno proprio i classici tipi degli odori siciliani o palermitani. Adesso, tramite le braccia e le mani di mio nipote Ferdinando, vedremo come si realizza l'impasto dello sfincione. Naturalmente noi, all'interno della nostra azienda, impastiamo con le impastatrici, però a casa seguite le indicazioni di come sta impastando Ferdinando, rispettate i tempi e vi verrà uno sfincione eccezionale. In un recipiente andremo a mettere 1 kg di farina, 50 g di strutto, 50 g di zucchero. Ferdinando sta impastando a mano, come state vedendo. Stiamo facendo vedere impastare a mano per semplificare a voi a casa l'impasto, la ricetta per 1 kg di farina e fare una teglia di sfincione. A parte faremo sciogliere il lievito di birra con acqua tiepida che aggiungeremo all'impasto. Giriamo un pochettino e poi aggiungiamo 30 g di sale. Impastiamo a mano prima nella ciotola, poi quando l'impasto inizia a prendere corda ci spostiamo sul banco. Dopo che avremo finito di impastarlo per circa 10 minuti, lo conserveremo per circa 20 minuti. Dopo questi 20 minuti lo ripieghiamo nuovamente e lo faremo riposare ulteriormente altri 20 minuti. A questo punto prenderemo l'impasto, lo passeremo nella filomatrice, lo allisciamo completamente e lo adagiamo in una teglia dove precedentemente era stato passato dell'olio d'oliva. A casa sarà sufficiente stendere l'impasto con un mattarello fino a raggiungere uno spessore di 1 centimetro, 1,5 centimetri. Passati 15 minuti inizieremo a schiacciare l'impasto omogeneamente per tutta la teglia. A questo punto inizieremo a mettere la salsa, che facciamo noi sempre nella vecchia maniera, la vecchia ricetta: olio d'oliva, acciughe, cipolla e salsa, in cottura per almeno 4 ore, 5 ore di cottura. Mettiamo la salsa. Dopodiché un velo di mollica, che sarà con la mollica stessa, sarà condita con del caciocavallo e origano.
A quel punto metteremo scaglie di caciocavallo stagionato almeno un anno, rimettiamo nuovamente la mollica, olio d'oliva, origano, 20 minuti di lievitazione ulteriore e poi è pronto per andare al forno. Dopo aver finito di lievitare 20-30 minuti in base alla temperatura esterna, è pronto per andare al forno a una temperatura di 270-265 gradi per almeno 15 minuti e alla fine vedrete il prodotto finito. A casa, con un forno a 250 gradi, basterà farlo cucinare per 20-25 minuti. In questo momento abbiamo ottenuto il prodotto finito, che faremo riposare per almeno 10 minuti, 15 minuti, per dare la consistenza alla salsa di adeguarsi nella pizza stessa, e dopodiché siamo pronti per iniziare a venderlo e farlo assaggiare a tutti i palermitani. Un abbraccio e un sorriso a tutti, vi invito a venirci a trovare per assaggiare lo sfincione classico palermitano che facciamo qua da noi, ma vi raccomando, fatelo a casa che sapete farlo meglio di noi. Ciao!